In un luogo lontano, nascosto tra rovi e cespugli, sorge un piccolo regno dove vivono fate ed elfi. Ogni cosa lì è molto, molto piccola. Io sono Ben, l'elfo! E io sono la principessa Holly! Su, forza, andiamo! Aspettaci! Il piccolo regno di Ben e Holly. L'avventura di oggi ha inizio al piccolo castello. La bacchetta magica di Holly. Ah, che bella giornata per fare qualche esercizio con la bacchetta magica. Ma tata Susina, io stavo per andare a giocare con Ben. Principessa Holly, c'è un tempo per i giochi con gli elfi e un tempo per fare pratica con la bacchetta. Per favore, tata, ti prometto che più tardi tornerò ad allenarmi. E va bene, ma torna non appena io... Grazie mille, tata! Ciao! Oh, ma dov'è Ben? Ben! E va bene. Forse potrei fare un po' di pratica con la mia bacchetta nell'attesa che arrivi Ben. A noi due. Che cosa potremmo fare oggi? Sì! D'accordo, oggi faremo un bel cappello. Fiorin Fiorello, un bel cappello. Oh, a dire il vero non è molto bello. Ed è anche un po' troppo grande. Ciao, ciao, cappellaccio. Ciao, Holly. Ciao, Ben. Mi stavo esercitando con la magia. Vuoi vedere qualche trucco? Va bene. Resta fermo dove sei, Ben. Ora ti farò apparire un nuovo cappello. Abracazà, un cappello nuovo Ben avrà. Oh. Ben, sei forse là dentro? Oh, ma qui non c'è nulla. Significa che ho trasformato Ben in un cappello. Caspita, che super cappello. Quello è Ben. Ecco, accidentalmente l'ho trasformato in un grosso cappello. Principessa Holly, è proprio per questo motivo che devi fare più esercizi di magia. Ma io mi stavo allenando, tata Susina, solo che qualcosa non è andato per il verso giusto. Sono sicura che hai mosso la bacchetta in questo modo. Io l'ho mossa nel modo giusto, tata. È questa bacchetta che non va affatto bene. Sbagli, Holly. Una brava fata non dà mai la colpa alla sua bacchetta. Scusa, tata Susina. Mi piacerebbe lasciare Ben in quello stato, solo per insegnarti la lezione. Per favore, ritrasforma Ben, tata. Non penso proprio che gli piaccia essere un cappello. D'accordo, va bene. Guarda e impara, Holly. Ding dong, Ben. Da cappello a Ben. Cos'è successo? Credo di aver combinato un pasticcio, ma per fortuna tata Susina ha rimesso le cose a posto. Grazie, tata Susina. Di niente, Ben. Ascolta, Holly, la prossima volta muovi la bacchetta magica più gentilmente. Lo farò, tata Susina. Scusami, Ben. Hai avuto paura? Io sono un elfo e gli elfi non hanno paura di niente. Bene, allora se la metti così posso provare di nuovo. Magari più tardi, ok? Ciao! Ciao, Ben! Principessa Holly, non hai dimenticato qualcosa? La tua bacchetta. Allora, dove si trova? Non mi sembra sia da queste parti. Non l'avrai persa, vero, principessa? Ah, ora ricordo! L'ho lasciata in mezzo al prato! Ah.
sicura di averla lasciata proprio qui. È sparita! Ciao, Holly! Ciao, Ben! Che succede? Ho perso la mia bacchetta! Adesso non potrò più fare incantesimi! Potrebbe essere una cosa positiva! Non è affatto divertente! Non troverò mai più la mia bacchetta! E sarò sempre una principessa triste e infelice! Non fare così, Holly! Troverò io la tua bacchetta, sta tranquilla! E come? Gli elfi sono molto bravi a ritrovare gli oggetti! E io sono un elfo, ricordi? Grazie mille, Ben! Ma se io riuscirò a trovare la tua bacchetta, tu devi promettermi solennemente che non mi trasformerai più in un cappello! Te lo prometto! Ma Ben, come farai a ritrovare la mia bacchetta magica? Tranquillo, ho già in mente un piano infallibile! Oh, dici davvero? Per prima cosa, cerca di ricordare dove hai lasciato la bacchetta l'ultima volta. In camera tua, forse? Oppure nel... Là! Oh! È proprio lì che l'ho lasciata! Oh! Allora, Ben, qual è la tua prossima mossa? In realtà non avevo altre mosse. Ah, ecco, me lo sentivo che non l'avremmo più ritrovata. Oh, guarda, arriva Gastone la coccinella. Forse lui ci può aiutare. Ciao, Gastone. Ci puoi aiutare a ritrovare la bacchetta magica di Holly? L'avevo lasciata qui, ma ora non riesco più a trovarla. Gastone ha un ottimo fiuto. Troverà presto la tua bacchetta magica. Dai, continua così, Gastone. Oh! Ma perché adesso Gastone si è fermato? Non so, sta guardando in alto verso il cielo. Probabilmente è lì che deve essere andata la tua bacchetta magica. E come? Magari la tua bacchetta può volare. In effetti la mia bacchetta è magica, ma non penso che possa volare da sola. Ecco, è lassù da qualche parte. Se soltanto potesse parlare e dirci dove si trova esattamente... Ma certo, Ben! Hai ragione! La mia bacchetta magica non può parlare, ma volendo potrebbe tintinnare! Forte! Pensi di poterla chiamare? Ora ci provo! Bacchetta! Bacchetta magica! Questa è la mia bacchetta! Guarda, arriva da lassù! È una gazzaladra! Ha la mia bacchetta nel becco! Le gazzeladre adorano le cose brillanti! Ma è molto in alto! E io purtroppo non ho il permesso di volare fin lassù! Non ti preoccupare! Adesso ci penso io! Fa' attenzione, Ben! Non ti preoccupare, Holly! Gli elfi sono degli scalatori eccezionali! E io sono un elfo, ricordi? Ciao, uccellino. Potremmo avere indietro la nostra bacchetta? Per favore. Per fortuna ha funzionato. Bravo, Ben! Sei riuscito a far aprire il becco a quella gazzaladra. Io non sarei mai riuscita a fare una cosa simile. Grazie. Gli elfi sono molto bravi in questo genere di cose. Holly, sarà meglio andare prima che il nostro amico cambi idea e si riprenda la bacchetta. D'accordo. A tutto gas, Gastone! Coraggio, voliamo! Tata, Ben ha ritrovato la mia bacchetta! È una bella notizia! Ad ogni modo, tu non avresti mai dovuto perderla. Lo so, Tata Susina. Allora, Ben, dobbiamo ringraziare te per il ritrovamento della bacchetta di Holly? Ma non ho fatto nulla di speciale. Io invece penso che meriteresti un bel premio. Ho sentito che vorresti un nuovo cappello magico. Certo! Un nuovo cappello in segno di ringraziamento, Ben! No, davvero, non disturbatevi. Coraggio, Ben, non ti muovere. Adesso Holly muoverà la bacchetta gentilmente. Certo, Tata Susina. Abracazà, un cappello magico avrà. Wow, ha funzionato! Basta solo saper controllare la bacchetta. Grazie, è un bellissimo cappello da cowboy. Ben,
Grazie per aver ritrovato la mia bacchetta e scusami tanto per aver dubitato del tuo piano. Figurati, a me dispiace di aver dubitato dei tuoi poteri magici, Holly. Oh no! Il cappello magico che ho creato ha tinto Ben di azzurro! Allora, come sto? Ad essere sincera, ti stava molto meglio il tuo vecchio cappello. Lo penso anch'io. Abracazzubbili! Ah, è proprio bello avere in testa il mio vecchio cappello. Ed è bello riaverti qui, mia cara bacchetta. Prometto che non ti perderò mai più. In un luogo lontano, nascosto tra rovi e cespugli, sorge un piccolo regno dove vivono fate ed elfi. Ogni cosa lì è molto, molto piccola. Io sono Ben, l'elfo! E io sono la principessa Holly! Su, forza, andiamo! Aspettaci! Il piccolo regno di Ben e Holly. L'avventura di oggi ha inizio al piccolo castello. Tutti gli impegni del re. Consegna a domicilio. Buongiorno, Ben. Ciao, Holly. Oggi sto aiutando mio papà, siamo davvero molto impegnati con le consegne. Grazie, signor Elfo. Su, muoviamoci, i clienti ci aspettano. Ci vediamo, Holly. A presto, Ben. Ciao, papà, sei occupato adesso? Io sono il Riccardo, sono sempre impegnato. Devo fare tante cose molto importanti. Ma in questo momento non stai lavorando. Invece sì, mi sto esercitando a stare immobile senza addormentarmi. Ma questo non è il lavoro. È lavoro reale, Holly. Ed è più duro di quanto sembri. Oh. E dimmi, che cos'altro fa un re? Tiene molti discorsi, stringe le mani alla gente, saluta in continuazione. Sembra divertente. Senti, papà, ti posso aiutare oggi? Ma certo, cara Holly. Evviva, grazie! Auto magica, si parte! Allora, il primo compito di un re è salutare con la mano. È un po' noioso, ma si fa in questo modo. Oh, guardate, sta arrivando il re! Buongiorno, arrivederci! Buongiorno! È la principessa Holly! Ciao, ciao! È divertente! Sì, un buon saluto porta buon umore ovunque tu vada. E adesso dove stiamo andando? Tata Susina, ti ricordi quali sono gli impegni previsti per la giornata? Vediamo, anzitutto deve varare la nave degli elfi, maestà. E come si fa a varare una nave? Te lo mostrerò. La principessa Holly e il Riccardo! Evviva! È qui che tengo il discorso. Ottimo lavoro, miei cari elfi. Gran bella nave, direi che è molto ben fatta. E sono sicuro che voi tutti vi divertirete moltissimo. In bocca al lupo. Ora romperemo una bottiglia di spumeggiante succo magico sul fianco della nave. Oh, ma dov'è il succo magico? Scusate, vostra maestà, siamo molto presi oggi. Ciao, ciao, Holly. Ciao, Ben. Su, muoviamoci, i clienti ci aspettano. A presto, Holly. Ciao. Dichiaro questa nave degli elfi ufficialmente varata. Ehi, papà, e adesso che cosa facciamo? Salutiamo e facciamo domande. Buongiorno, qual è il suo compito, marinaio? Io devo battere il ferro, vostra maestà. Molto interessante, grazie. Buongiorno. E lei di cosa si occupa? Io sono il cuoco di bordo, vostra maestà. Davvero molto interessante, grazie. E lei di che cosa si occupa? Io sono il capitano, principessa Holly. Oh, è davvero molto interessante. Paparino, possiamo fare un giro in nave, per favore? È una buona idea, Holly. Io non ho mai fatto queste cose. Capitano?
Pensa che sia possibile per noi fare un giro in nave? Certo, sarebbe semplicemente un onore, Vostra Maestà. È molto bello, vero papà? È vero, è piuttosto rilassante. Non capisco perché non l'ho mai fatto prima. Desiderate qualcosa da mangiare, Vostra Maestà? Oh, grazie. Sono piuttosto affamato. Anch'io! Una chiamata per voi, Maestà. È una certa Tata Susina. Maestà! Dimmi, Tata Susina. Sta facendo tardi per il prossimo appuntamento. Oh, perbacco. Faccia in fretta. Arrivo subito. La Tata dice che devo tornare al lavoro. Oh, ma come, papà? È il nostro pranzo? Lo so, ma ci sono cose più importanti che un re deve fare. Ma papà, tu sei il re. Questo significa che sei tu a decidere. Vedi, Holly, tutti pensano che sia io a comandare, ma in realtà faccio solo quello che mi viene detto di fare. A che ora posso pranzare, Tata? Purtroppo non c'è tempo per il pranzo, Vostra Maestà. Tra poco dovrà fare il giudice a una gara ufficiale di frutta e verdura. E là che cosa dovrai fare, paparino? E là cosa dovrò fare, Tata? Dovrò scegliere la più grossa. La principessina Holly e Sua Maestà Riccardo. Ecco qui i finalisti, Vostra Maestà. Questo è un pomodoro. Ah, molto grande. E questa è una fragola. Anche questa molto grande e rossa. Ora dovrò tenere un altro discorso. Siete stati tutti molto bravi a far crescere questa roba. Tutto sembra molto, molto grande. E senza alcuna esitazione dichiaro che il vincitore è il pomodoro. O forse la fragola? Sì! No, il pomodoro. Ma papà, stanno continuando ad usare la magia. Sì, lo so, succede tutte le volte. Allora perché non ci limitiamo a giudicare quale dei due è il più buono? Questa sì che è una bella idea. Assaggiamoli. Potrebbe essere il nostro pranzo. E come primo piatto, il pomodoro. È delizioso. Adesso per dolce, la fragola. È buonissima. Gnam gnam! Entrambi i frutti sono molto buoni. Premi a pari merito. Evviva! Allora, dove sono i premi? Spero di non essere troppo in ritardo. No, sei arrivato giusto in tempo. Ben fatto, bellissima mostra. Ciao Ben. Ciao Holly. Addio Holly. A dopo. Ma è stato delizioso. Ora ci vorrebbe un bel riposino. Mi dispiace moltissimo, Maestà, ma purtroppo non c'è tempo per quello. Ma io sono esausto, Tata. Lei deve tenere un altro discorso al Festival della Danza degli Elfi e delle Fate, Maestà. Oh, davvero? Ma io non so niente di danza. Come posso tenere un discorso? Papà, posso fare io il discorso. Ti ho osservato attentamente per tutto il giorno. Eccellente. Allora parlerai tu al mio posto. La principessina Holly e Riccardo! Evviva! Guarda! Il signor Elfo sta consegnando gli strumenti musicali! Ciao Holly! Questa era l'ultima consegna di oggi. Ora possiamo giocare! Tu puoi anche aver finito, Ben, ma io sto ancora lavorando, sai? Holly, è il momento del discorso! Buongiorno! Siete tutti molto carini e spero tanto che vi divertiate quest'oggi. Che lo spettacolo cominci! Che lo spettacolo cominci! E adesso che succede? Adesso arriva il difficile. Dobbiamo stare seduti, ma senza addormentarci. In onore del Riccardo, faremo per voi un breve balletto. Bye.
Oh, che noia! È anche peggio. Molto bravi! Molto bene! Forza, papà! Ora balliamo! Cosa? Ma io... Ecco, va bene. Potreste suonare qualcosa di un po' più moderno? Ma certo! Mi piace molto il tuo lavoro, papà! È divertente! Oh, hai ragione, Holly! Il lavoro del re è divertente! Oh, è stato un giorno molto impegnativo. Oh, certo, puoi dirlo forte. In un luogo lontano, nascosto tra rovi e cespugli, sorge un piccolo regno dove vivono fate ed elfi. Ogni cosa lì è molto, molto piccola. Io sono Ben, l'elfo. E io sono la principessa Holly. Su, forza, andiamo. Aspettaci. Il piccolo regno di Ben e Holly. L'avventura di oggi ha inizio al grande albero degli elfi. Il principe Ranocchio. Buongiorno, signora Elfo. Ciao, principessa Holly. Ben può venire a giocare? Dal rumore direi che sta scendendo. Ciao, Ben. Ciao, Holly. Ho un'idea. Giochiamo a principi e principesse. Va bene. Io potrei essere la principessa, anche perché io sono una principessa. E io posso fare il principe. Sì, ti trasformerò in un principe con un incantesimo. Non possiamo far finta che io sia un principe. No, con la magia sarà molto più divertente. Abracazzobbedi! Oh, pensa che ho trasformato il povero Ben in un ranocchio. Oh, faccio sempre una gran confusione con gli incantesimi di ranocchi e principi. Ben, se riesci a sentirmi... Gracida. Bene, penso che andrò a chiedere aiuto. Aspettami qui. Tata Susina, presto vieni. Ho trasformato Ben in un ranocchio. Ah, eccellente. Hai fatto pratica con la magia. No, no. È stato solo un incidente! Ben non è affatto felice di essere un ranocchio! Le rane non sono mai contente! Potresti aiutarmi a trasformare di nuovo Ben in un elfo? Va bene, ma adesso calmati! Vado a prendere la mia bacchetta mentre tu cerchi Ben! D'accordo! Assicurati che non salti via, ok? Le rane lo fanno spesso! Sempre. Buongiorno, Holly. Buongiorno, Violetta. Che ti succede? Ho trasformato Ben in un ranocchio e lui è saltato via, non so dove. Magari è andato allo stagno. Di solito è lì che vivono le rane. Ma certo! Su, coraggio, andiamo a cercarlo insieme. Holly, guarda! Sì, quello deve essere Ben. Ciao, Ben. Ho sentito che Holly ha sbagliato un incantesimo e così ti ha trasformato in un ranocchio. Avresti anche potuto fare a meno di ricordarglielo, Violetta. Scusa, la povera Holly è molto preoccupata per te. Oh, forse quel ranocchio non è Ben. Forse, direi che questo somiglia di più a Ben. Ma anche quella rana laggiù? Oh, sembrano tutte quante uguali. Non troverò mai più Ben.
Guarda, quella rana indossa un cappello. Ben portava un cappello. Ecco, mi sembra di sì. Ma Holly, come non lo sai? Ben è il tuo migliore amico. Sì, Ben porta un cappello. Ciao, Ben. Se sei davvero tu, ora devi rispondere Cra. Finalmente! Oh, Ben, tu non hai idea da quanto tempo ti stavamo cercando. Ora ascolta, Ben, non ti preoccupare. Vedrai, Tata Susina sarà qui presto e lei saprà di sicuro come farti ritornare normale. Ma non abbiamo bisogno di Tata Susina. Io conosco un mucchio di incantesimi. Grazie, Violetta, ma io penso che dovremmo aspettare la Tata. No, fidati di me. Trasformare le rane in elfi è una cosa semplicissima. Ora, guarda qui. Zabedizzi! Trasformati in quello che eri prima di diventare così! Visto? Te l'avevo detto che ci sarei riuscita. Ottimo lavoro, Violetta. È stato terribile. Ero un ranocchio e ho mangiato anche delle mosche. Temo che il mio incantesimo non sia ancora terminato. Ora Ben si è trasformato in un uccello. Questo non sarebbe dovuto succedere. Adesso sì che non lo troveremo mai più. Ciao Holly, ciao Violetta. Ciao Barnaby. Avete visto Ben? Volevo chiedergli di giocare a calcio con me. Non penso che tu possa giocare a calcio con un uccello, giusto? Uccello? Esatto. Violetta ha trasformato Ben in un uccello. E tu prima l'hai trasformato in un ranocchio. Beh, ad ogni modo, adesso è volato chissà dove e noi non lo troveremo mai più. E questo non è affatto bello. Gli uccelli vivono sugli alberi. Quindi dobbiamo cercarlo sugli alberi. Che strano. Uno di quegli uccelli porta un cappellino in testa. Quello è Ben! Ma quel nido è molto in alto. E noi non abbiamo il permesso di volare così in alto. Siete veramente fortunate che io fossi nei dintorni. Gli elfi sanno arrampicarsi molto bene. E io naturalmente sono un elfo. Ben, sei proprio tu. Sta buono adesso e non volare via. Evviva! E ora dobbiamo ritrasformare Ben l'uccellino in Ben piccolo elfo. Mi è appena venuta una splendida idea. E se provassimo a fare un incantesimo insieme? Sì, sarebbe divertente. Abracadabedi! È stato davvero disgustoso. Ero diventato un uccellino e anche mangiato dei vermi. Temo che il nostro compito non sia ancora terminato. Ora Ben si è trasformato in un coniglio. Ecco, adesso comincerà a saltellare via e noi dovremmo andare a cercarlo di nuovo in giro per tutto il bosco. Oggi non è una giornata fortunata. Cosa ne sarà del povero Ben? Per tutte le magie, Holly. Ti ho cercato ovunque. Dov'eri finita? Scusa, Tata, hai ragione. Ma Ben continuava a spostarsi e noi abbiamo dovuto seguirlo per non perderlo di vista. Capisco. Allora, dov'è questa rana che deve essere trasformata in Ben? È lì. Ma quello è un coniglio. Ben prima era una rana. Poi un uccellino. E adesso invece si è trasformato in un coniglietto. Abbiamo provato qualunque cosa. Questo dimostra che voi due avete bisogno di fare più pratica con la magia? Sì, Tata Susina. Le fate della vostra età devono essere in grado di fare almeno semplici incantesimi. Sì, Tata Susina. Ora guardate e imparate. Quando avete trasformato Ben in una rana, abracazabedi! Non sarebbe dovuto diventare un uccello. Zabedizzi! E neppure trasformarsi in un coniglio. Abracazabedi! Oh no! Voi avreste dovuto semplicemente ritrasformarlo in Ben. Abracazobedi zabedi zi! Evviva! Sono davvero felice che sia finita. Visto, ragazze? È così semplice. Tutti possono farlo. Ora ho capito. Posso provarci ancora una volta? Oh no!
Se tutti quanti lo possono fare, voglio provarci anch'io. Oh, mi sembra giusto. Holly, dà a Ben la tua bacchetta. Ma, tata, gli elfi non sanno fare gli incantesimi. Mi piacerebbe provarci almeno una volta. Una volta soltanto, promesso. Questo è lo spirito, Ben. In una rana. Abracazzobidi. Per un attimo ho temuto che ci trasformasse davvero in due ranocchie. Abracazzobidi. Oh, con me non funziona. Gli elfi non sanno fare gli incantesimi. Secondo me, caro Ben, tu hai soltanto bisogno di un piccolo, piccolo aiuto magico. Tricky, tricky, zobedie! Questo giovane elfo farà le magie! Ecco, prova un'altra volta. Diventate rane! Abracazzobidi! Ehi, ha funzionato! Diventate uccelli! Zobidi zi! Ora diventate conigli! Abracazzobidi! Ecco, ho finito. Molto bene, Ben. Ma non hai dimenticato qualcosa? Cosa? Adesso devi ritrasformarle in ragazze. Devo proprio. Va bene, tata. Abracazzobidi zabidi zi! Ottimo lavoro, Ben. Avete capito voi due? Certo, tata. Sì, anch'io, tata. Bene. Qualcun altro vuole provare? Io, per favore. Posso provarci anch'io? No! Che ne dite di una partita a pallone? Sì! Pallone! E il regolamento prevede niente incantesimi. Va bene. Esatto. Direi che per oggi ne avete avuto abbastanza con gli incantesimi.